Mercoledì 2 dicembre, benvenuti nuovamente in diretta come ogni mercoledì alle 15, minuto più, minuto meno, stavolta siamo stati anche relativamente puntuali con il sindaco Giovan Battista Castagna, ben ritrovati anche a tutti coloro che ci stanno guardando e ci guarderanno e che ricordo ancora una volta potranno rivolgere le loro domande nel corso di questa diretta. Come al solito avremo un'oretta di tempo, vorremmo tanto poter cominciare da qualcosa di diverso, però insomma voglio dire il problema e tutte le problematiche annesse e connesse al Covid-19 purtroppo continuano a tenere banco e adesso statisticamente insomma ci sta che una cosa del genere possa accadere e coinvolgono anche l'ospedale Rizzoli con una situazione che non promette nulla di buono e che peraltro l'ha vista anche intervenire in maniera ufficiale ed istituzionale nella giornata di ieri. Certamente a mio dovere capire un attimo che cosa sta succedendo, che cosa è successo. Credo che fare chiarezza su questa tematica sia la cosa più opportuna, perché in questi giorni, credo, così come il sottoscritto, ma anche gli altri sindaci e altre persone che rappresentano quindi la cittadinanza, consiglieri, assessori di tutti i comuni dell'isola, sono stati tempestati da telefonate, non tanto per un fatto di curiosità, ma anche un fatto di necessità, dettato appunto dalla questione salute, no? Che credo che sia, anzi tolgo pure il credo, è certamente la prima cosa che dobbiamo necessariamente guardare. E quindi dicevo che ho chiesto insomma chiarimenti in merito, anche se dobbiamo sottolineare sicuramente l'ottimo lavoro che hanno fatto i nostri medici, ma in generale, quindi non solo dell'ospedale, ma anche tutta l'ASL locale, tutti i rappresentanti locali, perché sono dell'idea che insomma hanno portato avanti anche con mezzi e misure insomma non proprio di quelli efficienti, nel senso che poi sull'isola sappiamo che abbiamo anche questa capacità di arrangiarci, no? Rispetto a certe altre realtà, per esempio anche del nord Italia, e quindi nella sostanza dicevo senza spirito polemico ma con un fatto costruttivo nel voler solamente capire che cosa stava succedendo, ho fatto questa lettera e devo dire la sincerità insomma dalla prima risposta anche perché c'è già una nostra telespettatrice che ci chiede buon pomeriggio a tutti, infatti legandosi all'argomento ha avuto già notizie, perché poi in casi del genere sappiamo che insomma si segue il percorso istituzionale, quello sì, ufficiale, scrivendo e quant'altro, però poi insomma tutti sanno che si raccolgono anche informazioni dietro le quinte, quindi ci sono anche dei cittadini insomma che ci chiedono di sapere, ovviamente a occhio, perché è chiaro che se uno non vive una realtà nello specifico non può mai averne certezza, se c'è fondamentalmente da essere preoccupati, se sì fino a che punto, oppure se la situazione è sotto controllo. La situazione è sotto controllo, la preoccupazione deve essere sempre il primo, non la paura, la preoccupazione, che poi deve essere seguita anche dall'attenzione, quindi su questo credo che i medici, i rappresentanti quindi dell'ospedale, i rappresentanti dell'ASL per quanto riguarda appunto tutto il reparto ospedaliero stanno facendo un buon lavoro di monitoraggio e quindi cercando di capire un attimo così come appunto deve essere, come sono andati i fatti e bloccare necessariamente quello che potrebbe essere un eventuale contagio, ma sostanzialmente i fatti sono seguiti già le sanificazioni, quindi tutti gli opportuni adempimenti in questo caso, e credo che insomma fortuna voluto, se vogliamo ecco, anche metterla su questo piano, che insomma la situazione si sia normalizzata sotto l'aspetto diciamo di che cosa è successo. Però
Chiaro che l'attenzione deve essere alta, perché sappiamo quanto è subdolo questo virus, sappiamo che stiamo combattendo una guerra dove il nostro nemico non si fa vedere, non è possibile vederlo, e sappiamo quanto è pericoloso, però sappiamo quale può essere, diciamo, la gravità di questo contagio. E allora ecco che l'attenzione non si deve mai abbassare, e noi tutti, politiche intorno, necessariamente non dobbiamo fare polemica, nel senso che non dobbiamo puntare il dito su nessuno, perché questo non è un momento di magari una valutazione globale generale si fa alla fine di tutto quello che sta succedendo. Adesso c'è necessità che ognuno mette la testa bassa e pedalare, perché in sostanza c'è appunto questa necessità di fare squadra e di stare tutto intorno al reparto appunto ospedaliero, e fare in modo tale che tutto venga portato avanti. Poi è chiaro che i problemi devono essere spiegati, devono essere portati alla luce. Magari, ripeto, ci sarà pure il momento dove si vanno a fare i bilanci, si vanno a tirare le somme, quindi ci sarà quello che magari è stato più attento, meno attento, chi magari doveva fare una cosa e non l'ha fatta bene, non l'ha fatta proprio. Però questo non è il momento di portare avanti questo tipo di discorso. Questo è il momento di, diciamo, di stare tutti quanti uniti, e ognuno deve fare la sua parte, nelle proprie, mettendo a disposizione tutte le proprie professionalità, le proprie conoscenze, per combattere un nemico che certamente non può essere messa nelle condizioni di vantaggio, perché già poi nella sostanza lo è invisibile. Quindi, insomma, se poi ci mettiamo anche altro, diventa una battaglia che poi non gli esiti purtroppo scontati per noi. C'è una considerazione da fare, no? Specialmente in una fase delicata come quella che stiamo vivendo, con il Covid si è alle prese tra la necessità di tutelare la salute, che rimane la prima cosa, e quella di tutelare anche l'economia, senza la quale non c'è nemmeno la salute, purtroppo, sì. Duole dirlo forse in maniera un po' cruda, ma è così. E ovviamente l'impressione, che poi non è un'impressione, è che quella che non il sindaco Giovanni Castagna, ma i sindaci in generale, in questa fase siano spettatori, cioè nel senso che in attesa di un nuovo DPCM è chiaro che poi i poteri conferiti alle regioni e ai sindaci sono soltanto quelli di varare eventualmente norme più restrittive. Però soprattutto in vista di quello che è il Natale, no? Dove, diciamo, magari anche il commercio, tutto quello che è legato allo shopping può rappresentare l'unica valvola di sfogo sulla nostra isola, considerando che turismo per ovvi motivi rispetto al passato non ce ne sarà. Che cosa bisogna ragionevolmente attendersi, e quali, insomma, sono gli scenari che per ovvi motivi sarebbero graditi a Castagna? Tu lo sai che di solito, insomma, non sono costruttivo, anche se, insomma, le mie frecciatine le tiro sempre, però sono dell'idea che in questo momento l'istituzione deve avere il coraggio di veramente di andare a fare cose che magari un anno fa di questi tempi era impensabile, e da un punto di vista proprio come programmazione, ma anche da un punto di vista tecnico amministrativo. Cioè oggi l'istituzione deve pigliarsi, diciamo, la responsabilità veramente di attuare delle istituzioni, no, parliamo di governo centrale. Sì, il governo centrale, ma parlo anche della regione e del comune, perché poi è chiaro che ognuno di noi può dire: vabbè, ma perché non abbassi le tasse, perché fai queste? È chiaro che lo posso fare se il comune, il sindaco e l'amministrazione viene messa nelle condizioni di poterlo fare, perché altrimenti diventa un atto poi anche illegittimo nella fondatezza. Quindi se c'è possibilità di poterli fare con il proprio bilancio, questo a monte deve essere comunque autorizzato, perché non è che domani mattina posso decidere di non far pagare le tasse, diciamo, ai cittadini. Ci deve stare sempre una possibilità. Allora ecco, il governo in questo momento, se c'è possibilità, e questo è dettato non tanto dall'aspetto normativo, perché l'aspetto normativo sono certo che non ti dà questa possibilità, ma deve essere dettato da un coraggio
di assunzione di responsabilità nello specifico, ecco, questo, per, nello per, specifico per tirare fuori sono, quale quadro il quadro, per esempio, ecco, oggi il governo, più che dire abbiamo messo in atto una potenza di fuoco con questi sussidi, che secondo me è una politica che è acqua che non toglie sete, deve sicuramente troncare, cioè deve sospendere, ma non sospendere che poi li tassa, sospendere dice non ti faccio pagare, deve necessariamente, ecco, subito entrare nella tasca del contribuente, altrimenti il tempo poi annulla anche questo effetto, diciamo, di aspirina che poi ha dato nel mese di marzo, che abbiamo visto che si è concretizzato, certo, in un piccolissimo aiuto, ma è qualche cosa che viene di sostegno, per ma non favorire, certamente di programmazione. Per favorire l'economia natalizia, che cosa ti aspetti? Negozi aperti magari fino alle 21, ristoranti aperti di nuovo fino alle 18, libera circolazione tra comuni. Entrando nello specifico, cos'è che può salvare il salvabile, specialmente in una realtà circoscritta e particolare? Io da quello che riesco a capire quando vengono intervistati direttamente ministro, viceministro, sottosegretario, che magari, ecco, hanno possibilità direttamente nelle proprie, diciamo, indicazioni e anche nei contenuti, insomma, uno o qualcuno si esprime in modo tale che da far capire, traspare in maniera chiara che il governo, da un punto di vista economico e finanziario, è in difficoltà, cioè non ha certamente una potenza atta a poter annullare, come dicevo, ma certo sta, ripeto, ci deve stare il coraggio, come stavo dicendo, e ci deve stare appunto anche una certezza basata su quelle che sono le indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico, perché poi abbiamo assistito nel mese di ottobre e novembre a un palleggiamento che a me non mi è piaciuto proprio, cioè nel senso che la politica magari dava colpa al comitato, che insomma avevano trasmesso dati oppure avevano dato indicazioni sbagliate, così il CTS magari con proprie posizioni e la politica insomma che aveva voluto forzare un po' il sistema. Allora aprire i negozi io credo che sia un fatto sempre positivo, cioè non è che io oggi dico no, chiudiamo tutto in relazione a quelle che possono essere delle indicazioni tecnico-scientifiche, non a una volontà politica. Nel momento in cui c'è un'indicazione precisa, e credo che precisa sia, perché insomma nel comitato tecnico-scientifico non ci stanno persone che insomma sono di primo pelo, cioè sono nomi pesanti, e quindi la politica deve in un certo modo deve fidarsi di questi dati, e se dai dati esce appunto che c'è necessità di stare chiusi, subito la politica si deve attivare per fronteggiare quelle che possono essere poi, ecco qua, a quello che stiamo diciamo anche vedendo in queste settimane, cioè stiamo assistendo a delle situazioni di persone che negli anni avevano portato avanti la propria attività piccolina, ma con dignità, con successo, con una certa diciamo regolarità, sia come contribuente ma sia come persona imprenditoriale che deve appunto guadagnare in relazione a quelle che poi sono i propri impegni lavorativi. Quindi, ecco, dall'altro lato, allora dicevo, c'è necessità subito di mettere mano e di aiutare a queste persone, ma non effetto aspirina, cioè ci diamo un poco un benefit e poi finisce là, perché non serve a niente, perché quando si ferma un'attività si ferma e per poterla, ci vuole poco, diciamo, fermarsi, una vita per poterla, diciamo, di nuovo riavviare, non è che domani mattina apriamo il negozio, apre la serranda, accende le luci e ritorna di nuovo tutto il meccanismo economico, insomma, cioè non avviene così, non succede così. C'è anche chi ci chiede, questo effettivamente è un problema che purtroppo l'isola si pone, colpa tra virgolette nello specifico di questo fatto che insomma esistono più municipalità. Francesca ci dice: sono d'accordo con tutte le restrizioni, ma vietare sull'isola lo spostamento da un comune all'altro non è concepibile, l'isola è già così piccola, noi non siamo una grande città, fate qualcosa almeno per Natale. A me mi pare di poter dire che insomma, sempre che lo spostamento
abbia una motivazione. Sto vedendo che qui, insomma, è abbastanza tollerato, però il problema c'è. Diciamo che questo sicuramente è un'osservazione che potrebbe essere nella sostanza anche un po' rettificato, però il concetto base è questo. Sono, diciamo, gli spostamenti devono essere razionalizzati, cioè gli spostamenti tu li vuoi fare per quei tre motivi che noi ripetiamo sempre, cioè per motivi familiari, di salute e per un fatto, diciamo, eccezionale. Quindi nella sostanza, ecco, questi sono i tre motivi. Dare possibilità di potersi spostare tra i comuni e tenere queste tre possibilità, diciamo che questo è un fatto, diciamo, naturale. Io non ho visto sanzioni tali che, insomma, una persona si è spostata dall'Accameno a Casamicciola o viceversa, che magari è andata incontro a una sanzione perché aveva certificato il motivo familiare, aveva certificato il motivo o gli altri due, e poi no, perché è anche vero che oggi c'è le attività aperte, io posso spostarmi anche da un comune all'altro per andare alla parrucchiere. Bravo, cioè alla fine devo dire la verità, anche l'ottimo lavoro delle forze dell'ordine su questo sono, cioè capiscono se la persona abituata ad andare da Barbiera all'Accameno invece a Casamicciola, insomma, se veritiera la cosa, insomma, è stata, cioè si lascia lì, è chiaro che se ti becchi in giro alle due di notte e devi andare a Barbiera all'Accameno, è chiaro che non può essere accettato. Quindi sta situazione non credo che ha portato i problemi. I problemi sono quelli che dicevamo prima, insomma, le limitazioni che portano poi a tutte le problematiche di tipo economico. Questo sì. Senti, a proposito di scadenze, abbiamo a Casamicciola le scuole tecnicamente chiuse fino al 7, cioè tecnicamente da ordinanza sindacale. Poi si valuterà il da farsi. Il governo parlava tendenzialmente di una riapertura il 7 gennaio. Adesso c'è Conte che gli è presa, insomma, sta fantasia, perché qua nulla contro il nostro premier, però l'impressione alle volte che ognuno si sveglia al mattino e ne pensi una diversa. Si vorrebbero improvvisamente riaprire il 14, poi dovrebbero spiegarmi perché non si può stare a cena con i parenti la vigilia di Natale, però si può stare in 7-800 in una scuola. C'è chi, devo dire la verità, ancora una volta anticipando tutti e tagliando la testa al toro, il sindaco di Procida proprio stamattina ha firmato un'ordinanza in cui dice: Conte o non Conte, De Luca o non De Luca, io chiudo tutto fino al 23 dicembre, il che significa che poi se ne riparla automaticamente il 7 gennaio. Se posso chiedere, visto che è vero che il 7 dicembre non è domani mattina, ma non è nemmeno tra un mese, qual è l'orientamento di Giovan Battista Castagna, che mi piace ricordarlo, oltre a essere sindaco è anche docente, quindi magari c'è anche un quadro d'insieme maggiore. Gaetano, noi come al solito, insieme a tutta l'amministrazione e quindi anche sicuramente al delegato, l'avvocato Nunzia Piro, noi non abbiamo mai preso una decisione così che la mattina magari ci svegliamo e troviamo una cosa. Capisco un premier che deve guardare tante questioni. Noi guardiamo al nostro territorio, noi diciamo che siamo interessati solamente a far stare tranquilli i nostri bimbi, i nostri ragazzi, le famiglie, le mamme, che sono comunque sicuramente i docenti e tutto il personale altro, a stare tranquilli, quindi a svolgere il proprio dovere, il proprio compito nella perfetta sicurezza e tranquillità del lavoro. Sappiamo pure che tenere chiuse le scuole è una grande, diciamo, sconfitta. Proprio noi che, insomma, abbiamo lavorato tanto quest'estate per poter meglio distribuire gli spazi, fare in modo tale che alla fine tutto veniva svolto nella più totale sicurezza, purtroppo però così come è stato per il governo centrale, non hanno dato, diciamo, importanza a quello che succedeva fuori la scuola, cioè questi ragazzi come andavano. Allora aspettiamo il 7. Io spero che venga adottato una tecnica anche del proviamo un poco alla volta. Sempre, cioè, intendiamo dicembre. Cioè proviamo un poco alla volta, cioè se il governo mette in atto delle misure tali da poter farci capire che il nostro territorio potrebbe, diciamo, in un certo modo accogliere questo apriamo un poco alla volta,
Io credo che c'è possibilità di poter ragionare, capire se tutto è stato fatto uno screening generale, capire se ci stanno le condizioni nella scuola, capire tutte queste cose messe insieme ci possono far portare, cioè il ragionamento noi lo teniamo sempre aperto. È chiaro che se si apre tanto perché magari si deve aprire una settimana e poi dopo e quindi si mette a rischio tutto un periodo che è andato dal ricordo 12 ottobre, ricordo, insomma, fino a oggi, ma fino comunque a prima delle vacanze di Natale, a mettere a rischio tutto 3 mesi di sacrificio, perché la didattica a distanza, certo, è un palliativo nel poter portare avanti una, chiamiamolo tra virgolette, pseudoprogrammazione didattica, ma è chiaramente un qualche cosa che è ben diverso da quello che poi è tutta l'attività in presenza. Diciamo che in questo momento, così me ne vado io per idea e provo a scandagliare nella psiche del prossimo. Ad oggi, poi insomma da qui al 7, magari che ne sai, gli stravolgimenti sono veramente all'ordine del giorno, però Giovan Battista Castagna è più orientato verso una proroga della chiusura. Se le condizioni oggi non ci mettono nella posizione di poter stare tranquilli e sereni nel dire ok, apriamo, perché ripeto, la tranquillità deriva non dal fatto che il sindaco, il delegato, l'amministrazione magari ha paura, no, va bene, cioè le responsabilità le vogliamo assumere perché siamo abituati appunto a questa cosa, ma certamente devono derivare da rilievi certi, situazioni che poi dobbiamo proporre alla platea scolastica, quindi anche a quelli che sono tutti i genitori, per far capire che insomma abbiamo messo in atto tutto un screening, abbiamo messo in atto tutta un'idea di soluzioni che portano a stare tranquilli in sicurezza nell'ambiente scolastico. Ma ripeto, a me non preoccupa solo l'ambiente scolastico, perché io che ho in presenza da settembre a ottobre, e questo però lo posso dire anche per altri istituti scolastici, non lo dico solo per il mio Cristoforo Mennella, cioè si è operati nella massima tranquillità, sicurezza. I ragazzi, è vero che insegno il quarto e quinto anno superiore, però qui sono grandicelli, sono 18 anni, però tutti la mascherina, i docenti, si andava in maniera disciplinata nel bagno, nei corridoi, insomma si era creato tutto un percorso che portava a compartimentare l'ambiente classe, non l'ambiente istituto, perché questo è importante, l'ambiente classe, questo sì, però poi ne è venuto fuori tutto una problematica, una questione di quello che succedeva fuori, perché nel momento in cui suonava la campanella è chiaro che tutti quanti i ragazzi uscivano e poi lì si riunivano, e poi i bus, e poi ritornare a casa col motorino, insomma alla fine è quello che invece deve essere focalizzato, cioè quello è il problema che ha determinato poi questa seconda ondata. Chiaro che insomma non colpevolizziamo solo la scuola, sono state anche altre scelte secondo me sbagliate, però nel mese di agosto settembre poi è logico che anche quello in altre realtà ha determinato delle questioni molto serie. Un paio di domande telegrafiche, perché poi torniamo a passare a questioni di casa nostra. Diciamo che se c'è una cosa che il Covid ci sta insegnando è che il nostro, intendo l'Italia, è un po' il paese degli eccessi, no? Perché noi siamo passati da un'estate in cui, passatemi il termine magari poco da dizionario Zanichelli, ma molto efficace, potevamo ammontonarci gli uni sopra gli altri in centinaia, a un Natale in cui paradossalmente potremmo rischiare di andare a messa alle 20, di dover cenare alle 18 e di poterlo fare anche contati. C'è il ricordo di quello che è accaduto d'estate, dove però insomma gli assembramenti erano quelli che erano. L'impressione di alcuni è che si potesse
trovare una via di mezzo, nel senso, tenendo chiusi nei giorni festivi bar, ristoranti, si evitavano aperitivi e assembramenti, però insomma pare che poi si sia passati da un eccesso all'altro. Volevo sapere brevemente l'opinione su questo specifico argomento di Giovan Battista Castagna. Gaeta, allora, un'attività commerciale che tu apri per 2 o 3 giorni, cioè, ripeto, non gli hai portato nessuna, tant'è vero che poi questo significa dire che magari c'hai il governo, c'ha anche la scusetta, dice vabbè, non ti do l'incentivo perché tu sei stato aperto 2 o 3 giorni, cioè è successo anche questo, che è mortificante, perché alla fine, diciamoci la sincerità, cioè, ripeto, tu non è che domani mattina apri e subito inizi a incassare, c'è necessità invece di una, però è chiaro che c'è un periodo natalizio dove magari nella sostanza il periodo natalizio c'è tutto un business, cioè, che deriva proprio da questa situazione. Ma nei giorni squisitamente festivi è davvero necessario impedire anche le riunioni conviviali? Cioè, voglio dire, noi per tradizione a Natale, vabbè, certo, stiamo con i parenti stretti, non è che invitiamo amici e compagni a casa nostra. Gaetano, la questione parte, il fatto di dire e di limitare questi cenoni, insomma, deriva sempre da una preoccupazione. E la politica, io dico questo, se un ministro fa una dichiarazione, dice evitate un cenone con 15-20 persone, sicuramente ha qualche documento in mano che, dove passato da questo, da qualche persona insomma competente, dove ci dice guarda, dillo, perché effettivamente c'è necessità di andare a istruire. Perché io porto sempre l'esempio, e sono molto curioso, però purtroppo ho preso pochi, cioè trovo poche notizie, poche, insomma, ci sta, ma comunque sono poche rispetto a quelle che circolano nel nostro paese. Cioè, Cina, Giappone, cioè Corea, hanno messo in atto, vabbè, sì, altri regimi, altra politica, altro modo di pensare, altro modo di vivere, però comunque hanno messo in atto una politica basata più sul rigore per un certo periodo, rigore stretto, per poi oggi tornare a una vita quasi normale. Dico il quasi perché comunque ti devi mettere la mascherina, comunque ci deve stare un tracciamento dei tuoi spostamenti in tutto il territorio. Questo, diciamo, potrebbe essere anche un fatto necessario, perché aprire, chiudere, tornare a un numero di decessi di più di 800 persone al giorno, non credo che sia una cosa che un paese come il nostro se lo può permettere ancora. Allora, credo che, secondo me, c'è necessità, c'è capitato il Natale, però ripeto, per noi il Natale può essere anche oggi come può essere domani. Poi è chiaro che se lo vogliamo legare solo all'aspetto economico, allora a questo punto io dico, governo, interveniamo in maniera precisa e corretta e sostanziosa, in modo tale che il Natale poi rappresenta solo un problema di voler stare insieme. E se voler stare insieme significa di andare a razionalizzare magari non so, quelli, gli invitati, può essere anche fatto, perché magari c'è possibilità che un amico lo può invitare in un'altra occasione, perché può, è anche vero, insomma, che trovarsi, cioè, gli amici a casa il giorno di Natale un po'. Potrebbe anche essere un fatto positivo, ecco, questo Natale, insomma. Questa è un'opinione diffusa, questa potrebbe essere anche l'occasione di scoprire veramente, sia di stare a casa, di godersi la famiglia, di fare l'alberello, di fare il presepe. Sono tutte situazioni che magari prima, con tutto quello che era la vita, la vita frenetica di tutti i giorni, ti portavano sempre a rimandare, poi arrivavi magari a fare l'albero di Natale il giorno prima, o il presepe magari a non farlo proprio. Invece queste cose possono essere, questo per l'aspetto, diciamo, Natale, però è chiaro che parallelamente deve camminare il discorso, sì, economico-finanziario da parte del governo. Nicoletta la pensa esattamente come Francesca, dice: trovo assurdo non poter andare negli altri comuni, voi sindaci potete decidere. Ischia non è Napoli, ma non credo che i sindaci su questo abbiano potere decisionale, no? Sono pressoché convinto, no, noi possiamo, di no. Allora, noi, ci troviamo in zona rossa, no? Questa cosa di poter ovviare, quindi di avere possibilità di non
fare da Casamicciola a Caveno la certificazione, diciamo che non è, potrebbe essere anche una deroga che possiamo chiedere al governatore De Luca. E nella sostanza non credo che sia una cosa che è difficile da ottenerla, anzi. Però, ripeto, se tu ti sposti da Casamicciola verso l'Accameno, la giustifica in queste situazioni, perché dobbiamo aspettare se poi, ecco, andiamo in zona arancione o in zona gialla, queste, comunque devi fare sempre la certificazione. Adesso attenzione che cominciano anche a scambiarti o magari a chiederti quello che almeno fino a dopodomani andrebbe chiesto al Premier Conte. Allora, Francesca ci domanda, ma come si fa a stare con i congiunti anche se poche persone, se poi bisogna attraversare vari comuni, cosa si scrive sull'autocertificazione? Allora, diciamo, qua provo a rispondere io. Nel momento in cui il, diciamo così, il nuovo DPCM, che però sarà pubblicato o domani, sì, o dopodomani, quindi questa risposta, Francesca, magari potremo darla con certezza la settimana prossima, sancirà che ci si può riunire tra congiunti in numero non eccessivo, il fatto che uno sia, abiti a Casamicciola e l'altro abiti a Barano, insomma, Francesca non troverà nessuno che gli farà questioni. Assolutamente. Se il problema è di altra natura, però insomma, questo qua potrebbe essere una cosa che già ho sentito pure per televisione, perché, ripeto, questa osservazione non è solo perché siamo in una piccola realtà, comune L'Accameno, Ischia, Casamicciola, 8.000, 4.000 abitanti, e anche chi magari nell'entroterra campano, non so, Marano, Quarto, no, cioè voglio dire, uno che abita ai confini di Marano, uno che abita al centro di Quarto, un'altra famiglia, cioè comunque, cioè, non è una questione di comune unico, quindi magari dice, sa, allora siamo penalizzati, no, comunque resta, beh, ragazzi, cioè, noi, voglio dire, noi qui sull'isola, abbiamo una conformazione geografica in cui ci sono dei viali con delle case che sulla sinistra, sì, stanno in un comune, sì, a destra e non l'altra, sì, se non la volesse, sì, mettere così non potrebbe, sì, nemmeno attraversare, sì, un viale privato. Infatti è successo il mese di ottobre, il comune di Arzano, non so che fu chiuso, se ricordo bene, c'ho qualche appunto su questa cosa, dove si trovava che il comune, la via faceva da confine su due comuni, a destra era zona rossa e quindi la gente non poteva passare alla parte appunto opposta della strada per fare compre e acquisti. E qui c'è anche aree di confine sull'isola. Cioè, voglio dire, sta cosa effettivamente in larga scala esiste da qualsiasi territorio. Adesso che mi sovviene, anche perché l'abbiamo visto arrivando qui, potenza del Covid, anche la sistemazione all'interno della sala del capriccio un po' particolare nel rispetto delle normative per garantire, diciamo, il rispetto del distanziamento sociale. Domani c'è il consiglio comunale e praticamente, come sta succedendo in tutti i comuni, ieri è toccato a Forio, domani tocca a Casamicciola, venerdì tocca a Barano, si sta votando questo bilancio che di fatto però è un consuntivo, perché siamo arrivati, sì, a dicembre, e quindi, voglio dire, di fatto sarà... La domanda che ti voglio fare, o meglio, le domande che ti voglio fare sono due. La prima, quanto ha inciso, ma soprattutto non tanto quanto ha inciso su questo, ma quanto inciderà il Covid sui bilanci degli anni a venire, un po' di tutti gli enti locali, ma a noi nello specifico interessa parlare di Casamicciola, e poi, esaurito il lato A, lato B, il fatto che verosimilmente, almeno queste erano le notizie in mio possesso fino a ieri l'altro, all'appuntamento dovrebbe partecipare, sia pure in videoconferenza, il commissario Schilardi, il che mi lascia pensare che ci sarà un bel po' da discutere, ma andiamo con ordine. No, vabbè, per quanto riguarda il Consiglio Comunale, sì, bilancio preventivo, ma è un consuntivo, perché insomma stiamo a novembre, a dicembre, quindi voglio dire, a questo punto veramente parlare di preventivo rappresenta proprio una... Tant'è vero che lo possiamo anche consuntivo, perché ormai le spese sono quelle là certificate, le entrate sono quelle certificate, quindi bilancio preventivo, mai come quest'anno, non una ragione positiva, come, cioè, uno può capire da questa cosa, da questa affermazione, ma una ragione più o meno indifferente, diventa veramente un consuntivo negli effetti, perché le poste in entrate e uscite sono quelle che poi si sono verificate tutto l'anno 2020. Quindi nella questione
effettivamente come hai fatto osservare tu. Per quanto riguarda il fatto di quanto questa problematica Covid ha inciso, diciamo, sulla questione di bilancio, credo che secondo me tutti possono dire e affermare che il Covid è stato devastante, cioè dalla piccola bottega al governo, ma questo posso anche affermare all'Europa, cioè questo qualsiasi nazione, se insomma portiamo l'esempio che nazioni come la Cina, come gli Stati Uniti, insomma, stanno tremando purtroppo da questa questione Covid, è logico che insomma noi comune di Casamicciola non possiamo essere la bandiera bianca che magari può dire no, a noi non c'è proprio passato per vicino la problematica. Invece è stata una cosa molto molto diciamo negativa per quanto riguarda gli aspetti tassa di soggiorno, ma anche sui pagamenti. E ci rendiamo conto, perciò in più occasioni siamo intervenuti per rateizzare, per spostare le scadenze in avanti, sperando che dal governo, e questo mi collego all'affermazione che ho detto prima, cioè sperando che il governo intervenga non con degli spot, ma intervenga appunto con sostanza. Questo lo diciamo noi, ma credo che è ragione di tutto e qualsiasi amministrazione, perché è chiaro che il comune poi nel momento in cui viene messo nelle condizioni di poter stare vicino, ma concretamente ai cittadini, all'imprenditore, all'artigiano, c'è possibilità che appunto il comune veramente poi in quel caso, in queste situazioni, può poi fare la differenza. La presenza di Schilardi? La presenza di Schilardi noi l'abbiamo chiesto, perché anzi diciamo che è una questione che già deriva da parecchio tempo. È chiaro che la questione Covid l'ha rallentato, perché insomma gli spostamenti, ecco, le questioni sono un po', anche se nella questione diciamo la questione più diciamo importante era quello derivato dall'applicazione dell'articolo 25 e quindi da tutta la questione condono, e poi la situazione della pianificazione. Diciamo che insomma non credo che il commissario, ecco, interverrà direttamente in presenza. Stiamo ancora capendo come poterci collegare, anche se lui già si è reso disponibile, che se insomma il Consiglio Comunale fa dei requisiti appositi, lui insomma risponderà come ha sempre fatto tramite i suoi uffici a tutto quello che in effetti c'è necessità di poter essere chiarito, di poter diciamo nella fattispecie produrre. Credo che insomma questo sia il risultato certamente di un ambiente che tu hai visto, insomma, entrando sembra quasi insomma un qualche cosa anomalo, perché è inutile negarlo, tutte queste situazioni derivano da una preoccupazione diciamo fondata, perché sappiamo che questa malattia certamente in persone, meno male che insomma la grande percentuale riesce a superare dopo 10 giorni, pace amen. Purtroppo, ecco, in altre persone questa situazione non viene superata in maniera diciamo buona, e in poche, però purtroppo anche quelle poche ci stanno e ci fa male insomma contarle, effettivamente diventa letale. Allora ripeto, in tutta questa situazione che ne viene fuori, dobbiamo necessariamente fare necessità virtù. Credo che insomma tutto sia necessario, ma credo anche che l'amministrazione è presente sul territorio, quindi qualsiasi siano le indicazioni che derivano dal territorio, noi siamo sempre nello spirito costruttivo e nel voler certamente portare a soluzione. Poi non abbiamo nemmeno quella presunzione che ci vogliamo mettere la fascia, la banderola, a dire siamo stati noi.
chi è a proporre idee, partecipazioni, soluzioni e pensieri diversi, noi abbiamo sempre accettato, commentato, studiato e vagliato. Ci chiedono, o meglio ci chiede una nostra telespettatrice, ma a Casa Micciola il Covid Hotel non c'è come nella scorsa primavera? La risposta già la conosciamo in tanti, però insomma la faccio dare al sindaco. Questa è stata un'altra mancanza che secondo me è un grande errore stato, e lo più volte l'ho rappresentato questa cosa, questa soluzione. Più volte ho detto che era necessario, così come ci siamo attivati a marzo, aprile, attivare un Covid Hotel, che certamente era una struttura che insomma qualcuno magari ricordando quelli che erano i racconti dei commessi sposi aveva chiamato Lazzaretto. Invece già in effetti marzo, aprile questa cosa ha funzionato, quindi abbiamo fatto un buon lavoro e quindi poteva essere preso di riferimento, certo, questa diciamo soluzione, di mettere in atto tutta una disponibilità a chi ha un familiare che insomma pigliato il Covid voleva magari stare solo da casa e isolare il restante parte della famiglia, quindi fare in modo tale che insomma anche tutto il percorso della malattia venisse diciamo portato avanti non con quella preoccupazione e con quelle attenzioni spasmodiche, perché poi insomma vivere in una casa non grandissima ma modesta di 70-80 metri quadrati, dove sì ci stanno pure due servizi igienici, insomma c'è tutta una cucina che uno può diciamo anche organizzare, però è chiaro che vivere in 70-80 metri quadrati dove c'è un problema Covid con la santa parte della famiglia non è che sia cosa semplice. Allora poteva diventare semplice dividere, ecco, la restante parte della famiglia, metterla in questo albergo e far passare 10 giorni diciamo così di quarantena a questa persona e fare in modo tale che almeno ecco non diventava poi uno stress ulteriore a quella che poi derivava e deriva dalla malattia. Salutiamo Paola che saluta il sindaco, scusate il gioco di parole. Abbiamo parlato di Covid. C'è l'idea di una curva di contagio decisamente, fortunatamente, in discesa anche sull'isola. I contagi, secondo l'ultimo report dell'ASL, che è aggiornato al 25 novembre, è sceso da oltre 800 positivi a 484. Possiamo chiedere al sindaco qual è lo stato dell'arte, visto che i dati li conosce, relativi a Casa Micciola? Sì, no, Casa Micciola in effetti nell'ultima settimana abbiamo avuto, grazie a Dio, molte persone che si sono negativizzate, cioè hanno fatto il secondo tampone, quindi dopo 10 giorni si sono negativizzate, altre invece che insomma venivano già da il terzo tampone e fortunatamente parecchie si sono anche negativizzate. Diciamo che Casa Micciola ha capito insomma in relazione a quello che potevano essere, e questo ha capito di cittadini, in relazione a quello che potevano essere i nostri comunicati, le problematiche, di adottare tutte specifiche nella materia, cioè siamo stati attenti anche nella raccolta dei rifiuti di soli urbani, cioè ognuno praticamente è stato diciamo compartimentato bene, e quindi ecco questa cosa ha prodotto poi dei numeri diciamo tra virgolette accettabili. Siamo arrivati a 37, poi siamo saliti a 41, oggi siamo scesi meno di 30, quindi nella sostanza la questione è sicuramente diciamo accettabile da un punto di vista come una persona che vuole tenere sotto controllo, ecco, questo è il significato che voglio dire a questo discorso. Ma la cosa importante è che i numeri derivavano anche da persone che insomma tenevano la residenza a Casa Micciola ma non si trovavano a Casa Micciola, ma insomma parecchi stavano a Napoli, vivevano a Napoli o in altri comuni dell'isola, ma erano residenti a Casa Micciola, che magari si sono trovati cioè a vivere nella casa della moglie o del marito o insomma in altri comuni. Quindi ripeto,
I numeri che ne sono usciti e che stanno attualmente non ci portano a stare in agitazione tale da veramente da tremare, però l'attenzione non può essere mai abbassata, perché insomma la questione poi diventa irrisolvibile. Amalia ci chiede se c'è già un piano vaccinale. Presumo di no, perché se non lo dispone prima Speranza il ministro, difficilmente ci possa essere. Sperando che Speranza si dia una mossa, nel senso anche il vaccino da arrivare per tutti. Sicuramente la questione vaccino dobbiamo essere molto molto attenti, perché insomma è una questione che certamente non è da poco, e dobbiamo essere fiduciosi nella scienza e nella tecnologia, che stanno veramente facendo un lavoro molto molto importante, e se arriviamo a un vaccino c'è possibilità che insomma non dobbiamo essere subito critici, cioè voglio dire, perché sento molte voci insomma dice ma il vaccino però chi se lo fa, chi non se lo fa, insomma se viene messo in circolazione è chiaro che alla base c'è tutta una certificazione, sicuramente verranno preferite in prima battuta tutte quelle fasce di medici e di personale ospedaliero, persone anziane, e poi via via diciamo le fasce umane. Quindi insomma la questione certamente dobbiamo sperare, non dobbiamo dare fretta, perché il vaccino, io così è una cosa ovvia, credo che sia a questo punto l'unica possibilità che possiamo sperare per uscire da questo inferno. Se vi arriva qualche rumore di fondo, è la dimostrazione che qua si lavora anche nei giorni dispari, dove in teoria dopo pranzo bisognerebbe staccare la spina. Questo giusto per dare merito anche a chi a quest'ora è ancora qua. Sindaco, io volevo chiudere con una riflessione. Perché ovviamente non riguarda Casamicciola, riguarda l'intera isola di Ischia, ma insomma qua veramente tutto il mondo e paese, perché parliamo di un microcosmo. Il responsabile diocesano della Caritas di Ischia, Don Gioacchino Castaldi, ieri ha rivolto un appello a tutti gli imprenditori e a tutti gli uomini di buona volontà a donare insomma derrate alimentari, sottolineando che ci sarebbero addirittura 2000 nuclei familiari in difficoltà sull'isola di Ischia, numeri che probabilmente appena 10-15 anni fa avremmo ritenuto impensabili. Allora forse è il caso che poi ognuno lo faccia privatamente, senza bisogno di mettersi stellette in petto, però insomma facciamo questo appello, chi può insomma si dia anche nel piccolo si dia da fare, forse in un Natale così particolare donare qualcosa agli altri può anche essere un senso per dare proprio un significato diverso. Sì, a Natale, sì, infatti questo prima ho detto e volevo rimarcarlo, poi non volevo diventare troppo religioso, perché altrimenti poi dicono, ma insomma. La questione sollevata da Don Gioacchino è una questione molto sentita e devo dire la sincerità, insomma, la questione la sappiamo e la conosco e la conosciamo noi dell'amministrazione, tanto è vero che noi, insomma, se dobbiamo, e l'abbiamo fatto e lo staremo facendo e lo faremo ancora, aiutare le persone, la strada sicuramente è quella del silenzio, perché oggi Gaetano, guarda, sì, effettivamente devo dire la sincerità, io che sono cresciuto in mezzo alla strada, nel senso che conosco uomini, cose, fatti insomma in un certo modo, non è che insomma, sono cresciuto da loco, come si dice in dialetto, no? E, insomma oggi famiglie che prima insomma dignitose, che portavano avanti con dignità e con tanto sacrificio la famiglia, oggi si trovano in grande difficoltà. Io mi sento un privilegiato perché, ripeto, sono un dipendente statale e quindi ecco, mi rendo conto che magari non riesco a comprendere quanto possa essere mortificante per un papà insomma trovarsi veramente in difficoltà e i figli che hanno anche una certa età guardare al padre e vederlo insomma non nelle forze di poter portare avanti la famiglia così come invece aveva fatto fino a qualche tempo fa. Allora questa cosa è mortificante e ripeto, nel nostro silenzio, perché così si deve operare, stiamo cercando di venire incontro a quelle che sono
esigenze di persone che effettivamente, ripeto, conosciamo direttamente e sappiamo quindi le difficoltà. Don Gioacchino bene ha fatto, perché questa cosa l'ha diciamo anche portata fuori, l'ha chiarito che insomma, se volete, ha dato, anzi, quello che mi è piaciuto è che ha dato anche, ha formato anche una rete, quindi ha dato un fatto costruttivo, cioè come donare, in che modo, perché la Caritas lavora anche nel più, diciamo, nel più totale silenzio, rispettando quelle che sono, diciamo, anche i sentimenti di una famiglia che si trova in difficoltà. E noi dobbiamo dire anche che sull'isola, ma in special modo in Casamicciola, teniamo anche la catena alimentare, dove abbiamo già che svolge un lavoro egregio. Egregio, sicuramente, questo è chiaro e sottinteso. E a marzo abbiamo dato il 10%, abbiamo destinato il 10% dell'aiuto sui milioni spesa, e oggi, che non sono i famosi 20.000, ma sono 63.000, perché ci hanno dato gli stessi soldi. Questo insomma è un fatto positivo, stessi soldi di marzo, quindi gli uffici si stanno già attivando nel fare gli avvisi per poter stare vicino alle famiglie, così come è stato per marzo per i buoni spesa. Però diciamo che anche in questo caso, così come abbiamo fatto per marzo, faremo in queste situazioni, daremo un aiuto anche alla catena alimentare, come ripeto. C'è necessità di stare vicino a Don Gioacchino, a tutti quelli che lavorano nella Caritas, e di diciamo, chi magari, ecco, ha la possibilità di poter veramente donare qualche cosa, anche poco, anche un simbolo, diciamo. Il Natale rappresenta, diciamo, anche un momento per capire quale può essere, diciamo, veramente il vero significato, che non è quello solo di andare a comprare il regalo al figlio, ma è anche quello di poter diciamo in un certo modo, questo, di poter essere partecipe del problema dell'altro, anche se non è direttamente un figlio o un familiare, ma un conoscente qualsiasi, perché questo, diciamo, fa forte una comunità e la rende più diciamo, ecco, in grado di poter poi andare ad affrontare altri tipi di problemi. Diciamo che noi isolani abbiamo mille difetti, però siamo sempre stati un popolo particolarmente generoso e soprattutto particolarmente discreto nell'esserlo, che sono due pregi. Sì. Amiamo sempre parlare male di noi ogni tanto, insomma, qualche pregio attribuiamo. Certe cose prima ho detto, prima, che insomma le conosco, però certe cose che so che sono, insomma, perché magari, ecco, sto nella posizione di essere sindaco, e quindi sono veramente dei fatti, sono venuti a conoscenza dei fatti di persone che veramente fanno delle opere nel silenzio più totale, e si prestano veramente a certe cose. C'è una quindi nostra credo che, insomma, che ci dice: non dimenticate la mensa del sorriso, che fa tanto. Sicuramente, sì, noi abbiamo citato la catena alimentare anche, per un fatto di vicinanza anche, territoriale. No, ma anche opera anche nel comune di Casamicciola. Ripeto, noi a noi queste situazioni non abbiamo, insomma, mai, credo, qualsiasi amministrazione, non è che noi siamo gli unici, cioè, tutti quanti sempre si mettono nelle condizioni di poter, però è importante farlo, insomma, rispettando la dignità di chi ha bisogno. Questo perché, insomma, ripeto, non ho bisogno di pubblicità, non abbiamo bisogno che l'altro ci dica: ah, quanto sei bravo, quanto sei bello che hai fatto questo. Ma sai, oggi siamo anche siamo un po' anche nell'era dello show business, quindi... No, ma non, cioè, però... voglio dire, quello non serve a niente, quello, perché poi alla fine è un frutto che non ti porta a niente, cioè è un qualche cosa che poi non ha quella stessa valenza. Invece, ecco, nel silenzio, così come è bello pregare nel silenzio e chiedere quelle cose e dialogare con il nostro Signore, anche questa cosa, diciamo, è importante, cioè farlo nell'assoluto silenzio, perché si rispetta la dignità di chi oggi praticamente improvvisamente si trova veramente nel bisogno. All'altezza dei titoli di coda sbucano le ultime due domande. La prima, sì, credo che sia da procrastinare. Posso fare la domanda? Ci sono. Va bene. Io dico sempre che è l'interazione la prova più lampante, perché poi ci possono anche essere, ma se non seguono, seguono distrattamente, serve a poco, no? Quando c'è interazione vuol dire che quantomeno ci ascoltano, che è già
che è già tanto. Allora, la signora Grazia ci chiede chi bisogna contattare per i buoni spesa, ma da come mi pare forse di aver capito che bisogna attendere. Penso a brevissimo, perché i soldi sono stati diciamo accreditati nella settimana scorsa, quindi nella sostanza gli uffici si sono già attivati, perché è giusto che sia così, e credo che insomma uscirà l'avviso la settimana prossima, e quindi ci conterrà sarà tutte le però mercoledì prossimo siamo anche nelle condizioni di poter diciamo dire parlarne durante la nostra diretta. Poi c'è sempre la modalità di erogazione di spesa, sarà sempre quella che abbiamo diciamo fatto nella modalità nel mese di marzo con la scheda, quindi insomma è un sistema che abbiamo messo in atto, che ce l'hanno insomma parecchie amministrazioni, ce l'hanno clonato. Nel senso buono del termine, che carità, sicuramente. Ovviamente poi tutte le info anche sui nostri canali istituzionali. Ultima domanda, perché non può esserci una diretta senza che la domanda su questo non ci sia: il CAS, tre puntini sospensivi e punto interrogativo. Il CAS, allora per quanto riguarda mese di settembre-ottobre l'abbiamo liquidata, stamattina è uscita anche la determina del mese di novembre, diciamo che ci stanno ancora circa 35-40 posizioni di consanguini, perché insomma chi è inquilino sta pigliando la metà e abbiamo capito che si gioca per adesso un'altra partita, però è chiaro che insomma credo che è notizia di ieri che ho chiamato alla struttura a Napoli, già hanno avuto il visto dal MEF e dalla Corte dei Conti, quindi credo che secondo me è nella condizione il commissario già venerdì o lunedì di fare il decreto di settembre-ottobre materialmente, cioè di poterci mandare i soldi e quindi di poter pagare. Noi facciamo questa qua di stamattina, credo che nella settimana prossima verrà fatto appunto tutto l'iter necessario e credo che prima di Natale andremo pure a liquidare il mese di novembre. Che sarebbe una gran bella cosa, lo caldeggiavano anche. Vabbè, sicuramente sì, però non ci dimentichiamo che molte persone stanno in ansia e stanno vivendo, diciamo, non questa cosa con tanta, diciamo, e posso testimoniarlo direttamente perché tante famiglie sono venute da me con tanta preoccupazione per questi figli, per i consanguini, perché ripeto, sono questioni che cioè, a me non fanno proprio, da un punto di vista anche giuridico credo che sia una posizione quella che insomma il ministero ha preso, che non sta né cielo né terra. Non voglio fare Gigi Marzullo, ma chiudiamo con un pensiero in libertà, dando appuntamento alla settimana prossima. Ma il pensiero in libertà, io l'ho detto prima tra le righe, cioè cercate innanzitutto di adottare un cioè se vogliamo pure aiutare, e ognuno di noi deve fare la sua parte, cercate innanzitutto di acquistare nel proprio paese. Cioè è importante, perché io vedo oggi, e questo insomma non è che io non la sapevo, però insomma non ero proprio nell'idea che in effetti c'è tutto un commercio su questo Amazon e altri insomma altri siti dove in questo il Covid ha danneggiato, perché magari anche chi non lo usava nel periodo del lockdown, dove era chiuso quasi tutto, sì, anche chi era poco pratico, esatto, poco ha imparato. E io purtroppo questa cosa la vedo che insomma è diventata pure un'abitudine, allora non va bene perché nella sostanza c'è necessità, mai come questa volta ognuno deve aiutare l'altro, e l'aiuto non deve essere solo nell'aiutare chi magari sta in difficoltà e ci devi donare i soldi oppure devi donare il chilo di pasta o il chilo di riso, l'aiuto è anche nell'andare ad acquistare in quel negozio, nell'andare a acquistare in quella bottega, in quell'artigiano, in quel supermercato, perché è lì che poi viene anche messa in funzione di nuovo la ruota, perché nel supermercato magari lavorano le persone, quindi gli incassi se si mantengono su certi livelli, allora le persone vengono messe in cassa integrazione, così nelle botteghe, così perché ripeto, in questo momento secondo me ognuno di noi può fare la sua parte, quindi la prima cosa intelligente, e questa è una preghiera che faccio a tutti i miei concittadini, di acquistare nel proprio paese. Quando io dico nel proprio paese non dico solo casa mia, cioè anche per tutta l'isola, ma di
di aiutare in questo modo. E la seconda cosa che dico è certamente di non dannarsi, diciamo, perché molte persone, molte famiglie, veramente trovandosi in difficoltà, vedono questa cosa come un qualche cosa di incommensurabile, cioè che non finirà mai, cioè qualcuno veramente è sfiduciato nel massimo, e questo è un sentimento che non ci deve pigliare, né tantomeno ci deve fare breccia nelle nostre menti, perché rischia di deviarci, rischia veramente poi di deviarci e rischia veramente poi di fare dei danni veramente grossi. Allora credo che il vostro sindaco questo vi dice, non vi scoraggiate, perché noi casamicciolesi teniamo la pelle dura, questo è poco ma sicuro, perché l'abbiamo dimostrato negli anni, ma veramente abbiamo materiale per poter far capire a qualcuno che teniamo la pelle durissima, ma c'è necessità anche di farlo capire agli altri, cioè che tutto questo finirà presto, speriamo, finirà con una certa tempistica. Insomma, va bene lo stesso, ma certo sta, tutto questo finirà, e quello che resterà in piedi sarà sicuramente un brutto ricordo, perché sarà un brutto ricordo, esperienza, e secondo me quello che ci deve lasciare è l'importanza di fare rete, l'importanza un'altra volta di bussare la porta a fianco e di dire vabbè, ma oggi che hai cucinato? Perché io mi ricordo quando ero piccolo, una cosa bella e poi chiudo, era quello di sapere che magari, ecco, il chilo di pasta che stava cucinando mia madre, il mezzo chilo serviva anche per la signora a fianco, che diceva vabbè, mo sto cucinando io, poi ti porto un po' di pasta, e così poi era l'indomani l'altra signora con mia madre, cioè questo modo di vivere era un modo di vivere che ti faceva veramente sentire in un'unica grande famiglia, di stare in una posizione anche di protezione, perché veramente ti sentivi protetto da tutte queste persone che effettivamente poi nei fatti veramente poi il bene veniva poi chiaramente fuori, e tu la vedevi, la sentivi proprio questa atmosfera. Insomma, alle volte il ritorno al passato può avere anche effetti benefici, e poi insomma, tornando alla situazione, mi piace citare la frase celebre del film Il Corvo, interpretato da Brandon Lee: non può piovere per sempre. Non può piovere per sempre, prima o poi deve uscire il sole. Prima o poi torniamo anche noi, di sicuro, certo. Mercoledì prossimo alle 15. Grazie a Giovan Battista Castagna, e soprattutto grazie a tutti quelli che ci hanno seguito. Alla prossima. Grazie, buona serata.